Il liceo dell'Edda sempre all'avanguardia, la classe terza di giapponese ha preparato un passaporto delle allergie, che cos'è? Sì, ha preparato non uno ma due passaporti basati sulla normativa italiana ed europea da una parte e giapponese dall'altra, eccoli qua, si assomigliano e riportano per ciascuno dei due sistemi quelli che sono i potenziali cibi allergenici e la traduzione in giapponese o in italiano, a seconda di chi sia il lettore, delle frasi per consentire anche a chi sia a zero della lingua del paese in cui si trova di far presente al ristorante, in una cena, in un certo luogo, quelle che sono le proprie problematiche. Quindi la scuola non soltanto insegna il giapponese, non soltanto insegna la cultura di un altro paese, ma insegna anche a cercare di essere pratici e operativi. Ecco, infatti quello che le volevo chiedere, c'è una sorta di gemellaggio poi con degli altri studenti giapponesi, un lavoro questo che è andato avanti anche durante il lockdown con dei contatti stretti via internet. Sì, noi non vediamo l'ora di rimandare i ragazzi a fare i loro viaggi di preparazione, in questo caso in Giappone, ma anche in Cina, ma anche in tanti altri paesi del mondo, Russia compresa, nonostante le difficoltà. È chiaro che durante il periodo del lockdown questi contatti sono stati virtuali con la videoconferenza, ma hanno continuato a esserci e quindi a consentire di toccare con mano persone in realtà di una cultura diversa, perché come dicevano giustamente prima durante questa presentazione gli insegnanti di giapponese, non si tratta solo di imparare una lingua, cioè delle parole o dei fonemi, ma proprio di imparare una cultura diversa, senza di che non si può imparare la lingua e non si può veramente poter dire di conoscere una lingua, di conoscere un paese.